Era solo perché ero rimasta veramente colpita dall'iniziativa che ieri Ericsson ha organizzato e alla quale erano invitati il Presidente del Consiglio, la Ministra Giannini, il Ministro Poletti e altri, quella di cui parlava anche il Sindaco. Sì, io penso che si stia lavorando bene, e che le istituzioni locali stiano facendo il possibile per strappare, diciamo così, un cambiamento di rotta da parte della multinazionale. Trovo però assolutamente deprecabile quanto accaduto ieri, il fatto che addirittura ministri di questo del governo italiano abbiano partecipato a questo evento, il 17° evento che la multinazionale Ericsson ha organizzato nel nostro paese, che sembra abbiano anche un sottoscritto un protocollo giovani. Cioè, come si fa a non, diciamo così, a soprassedere su quello che sta facendo questa azienda nel nostro paese? Come si fa? Come si fa a partecipare a un evento, a una kermesse, prendendo in giro prima di tutto i lavoratori, ma anche il paese? Ma anche il paese. Quindi io credo che questo Consiglio, che nella scorsa seduta si è espresso per un impegno su questo fronte, debba anche condannare con forza quanto accaduto e chiedere un impegno al governo nei confronti della multinazionale.